Volare è diventato da tempo una routine per molte persone, ma anche i frequent flyer a volte non conoscono bene le cose che non dovresti mai fare su un aereo. Niente piedi nudi su un aereo. È uno dei più grandi no-no dei viaggi aerei. Anche tralasciando l'argomento degli odori sgradevoli, immaginate diverse centinaia di passeggeri che si tolgono le scarpe e calze contemporaneamente. Il pavimento dell'aereo è estremamente sporco. Le persone con problemi ai piedi potrebbero aver camminato per i corridoi a piedi nudi prima di te. È probabile che sia rimasto molto sporco dopo i passeggeri precedenti. E non farmi nemmeno iniziare sul pavimento dei gabinetti. Se i tuoi piedi hanno bisogno di libertà, togliti le scarpe, ma almeno indossa i calzini. Oppure porta con te un paio di ciabatte leggere. Tieni presente che l'aria pressurizzata nella cabina passeggeri è secca come lo è nel deserto del Sahara, con solo il 20% circa di umidità. Ecco perché la tua pelle potrebbe provare disagio dopo un volo. Ma non avrebbe più senso installare parecchi umidificatori. Ma questo carico extra costerebbe alle compagnie aeree un sacco di soldi. Inoltre l'aereo è per lo più realizzato in alluminio e altri metalli, e l'aria umida potrebbe portare alla corrosione. Quindi non dimenticare di portare una crema idratante da usare durante il volo. Fissa sempre il tavolino non appena l'aereo inizia a muoversi sulla pista, e non abbassarlo mai durante il decollo e l'atterraggio. È una misura di sicurezza che garantisce a te e agli altri passeggeri un percorso libero in caso di evacuazione di emergenza. Il sedile in posizione eretta durante il decollo e l'atterraggio. Prima di tutto, un sedile reclinato può seriamente rallentare un'evacuazione di emergenza, poiché bloccherebbe una persona seduta dietro. Inoltre, più sei inclinato all'indietro, più difficile è entrare nella posizione di tutore durante un atterraggio di emergenza. Cerca di evitare di sonnecchiare durante o subito dopo il decollo e l'atterraggio. Per prima cosa, non è la cosa migliore per la tua salute. Il problema principale è che la pressione dell'aria all'interno della cabina cambia molto velocemente durante queste fasi del volo. Questo a sua volta influisce sulla pressione dell'aria nelle orecchie. È importante essere vigili durante questo periodo per rilassarsi e aprire le orecchie, ad esempio sbadigliando o deglutendo frequentemente. La gomma da masticare funziona per me. Se stai dormendo non puoi farlo, il che può portare a danni permanenti. E naturalmente c'è un problema di sicurezza. La maggior parte degli incidenti avviene durante il decollo e l'atterraggio. Se stai dormendo durante queste fasi potresti non essere abbastanza vigile e cosciente se si verifica un'emergenza. Ora, questa prossima raccomandazione viene dall'EPA. Secondo loro, potresti voler saltare le bevande calde su un aereo. L'acqua usata per fare il tè o il caffè non proviene da bottiglie. È normale acqua di rubinetto. E i serbatoi d'acqua sugli aeroplani sono spesso vecchi e pieni di batteri. Nel 2004 c'è stato uno studio che ha rilevato che oltre il 12% dei campioni di acqua conteneva batteri nocivi. Ma se decidi ancora di bere una tazza di bevanda calda in aereo, non versarti mai caffè o tè da solo. Gli assistenti di volo sono addestrati a gestire questo compito nei corridoi affollati di un aereo in movimento e non bruceranno accidentalmente te o altri passeggeri. Probabilmente è meglio se non ordini Coca-Cola su un aereo. La pressione della cabina così bassa nell'aria provoca molta schiuma. Per ragioni apparenti, gli assistenti di volo non vogliono servirti una tazza piena di schiuma. Ecco perché riempiranno solo metà della tazza, quindi aspetteranno che le bolle si depositino e poi finiranno di versare. Questo può richiedere anni. Tieni aperta la presa d'aria, in questo modo ridurrai al minimo la diffusione dei germi. Gli aerei hanno filtri dell'aria di alta qualità, catturano fino al 99% di tutti i germi presenti nell'aria, quindi dovresti essere al sicuro lì. Ma assicurati di pulire quel tavolino. Con 8 volte più batteri del pulsante dello sciacquone, è il posto più sporco a bordo. Un'altra cosa che dovresti evitare è appoggiare la testa al finestrino se hai un posto vicino al finestrino. Non sai mai chi ha occupato il tuo posto prima di te e in ogni caso è probabile che il vetro sia coperto di germi. Di no a sandali e tacchi alti durante un volo. Io lo faccio. Ci sono motivi di sicurezza molto seri per una tale richiesta. Il fatto è che entrambi questi tipi di calzature rendono molto difficile l'evacuazione rapida dell'aereo. Se indossi tacchi alti dovrai comunque lasciarli indietro nel caso in cui l'equipaggio utilizzi scivoli di emergenza durante un'evacuazione. È molto probabile che i talloni danneggino lo scivolo, quindi via. Ora chiediti, ti piacerebbe davvero scappare dall'aereo a piedi nudi? Ti rispondo, no. Indossa invece scarpe robuste con una suola solida. In questo caso non ti ritroverai in piedi sull'asfalto caldo o tra le erbacce senza alcuna calzatura. Non infilare oggetti pesanti negli scomparti sopraelevati. Le tue cose potrebbero non rimanere all'interno durante una forte turbolenza e, cadendo, feriranno te e gli altri passeggeri. Ecco perché se ti sembra difficile sollevare qualcosa nella cappelliera, è meglio metterla sotto il sedile di fronte a te o altrove. Non incolpare i piloti per l'atterraggio difficile.
in caso di maltempo potrebbe essere intenzionale. Se la pista è ricoperta d'acqua o neve, l'aereo deve atterrare con forza per rompere lo strato d'acqua e prevenire l'aquaplaning. In caso contrario, l'acqua può svolgere il ruolo di lubrificante e l'aereo non sarà in grado di frenare o rispondere a qualsiasi controllo. Dispiegare uno scivolo di emergenza quando non c'è emergenza è una pessima, pessima idea. Può causare ritardi di un'ora e costerebbe alle compagnie aeree migliaia di dollari per imballare lo scivolo non danneggiato nel suo contenitore. Perché qualcuno dovrebbe farlo? A quanto pare, alcuni pensano che li aiuterà a scendere dall'aereo più velocemente. Beh, sono degli idioti! Non ignorare le istruzioni del personale di cabina di aprire le tendine delle finestre durante il decollo e l'atterraggio. In questo modo gli assistenti di volo possono vedere cosa sta succedendo all'esterno, valutare la situazione e agire rapidamente organizzando l'evacuazione. Ad esempio, se c'è un incendio fuori da un'uscita, reindirizzeranno i passeggeri verso un'altra porta. Evita di portare deodoranti spray o creme da barba nel bagaglio a mano. Entrambe queste cose tendono a esplodere durante il volo e, pertanto, non sono consentite a bordo dell'aereo. Un'idea migliore è scegliere deodoranti in stick. Inoltre, non devi tenere i power bank nel tuo bagaglio registrato. E se vuoi portarne uno a bordo, la sua capacità non dovrebbe essere superiore a 20.000 ampere. Inoltre, non dovresti usarli durante il volo, poiché potrebbero prendere fuoco. In generale, le batterie al litio sono sicure da usare, ma poiché sono ad alta energia, possono prendere fuoco se non vengono trattate con cura, usati in modo improprio o se c'è un difetto di fabbricazione. Tali batterie sono state la causa di non pochi incendi a bordo degli aerei, così come durante le operazioni di assistenza a terra. Non preoccuparti degli scanner aeroportuali, non danneggiano la tua salute, altrimenti i dipendenti dell'aeroporto non sarebbero in grado di stare vicino a loro senza indumenti speciali. Anche quando passi davanti a uno scanner per bagagli, il rischio è minimo. E l'ultimo, non comportarti male a bordo. Comportati bene, so che lo farai. Inoltre, non tentare mai di far atterrare un aereo da solo. No, non ridere, non sto scherzando. Nei film spesso ci mostrano che succede qualcosa ai piloti e non possono far atterrare l'aereo. Ed è allora che il personaggio principale, una persona molto abile, inizia il suo gioco. Sfortunatamente è quasi impossibile farlo nella vita reale. Anche se una persona è un genio, ama i simulatori al computer che corrispondono al 100% al modello reale di un aereo ed è pronta a seguire tutte le istruzioni da terra, è probabile che fallisca per un semplice aspetto: lo stress. È vero che ci sono stati casi nel corso della storia in cui i dilettanti sono atterrati su piccoli aerei privati dopo l'incapacità di un pilota. Tuttavia, non si è mai verificato un caso in cui un non pilota abbia fatto atterrare un aereo passeggeri. Succede solo nei film. Arrivi nella tua camera d'albergo, ti colleghi al wifi, salti sul letto e posti 15 foto della tua nuova vista dalla finestra. Appena l'esaltazione iniziale è passata, però, noti una luce lampeggiante sospetta sulla TV. È possibile che qualcuno ti stia osservando? O hai visto troppi film di spionaggio? Le telecamere nascoste sono di tutte le forme e dimensioni. Quelle grandi sono facili da individuare, ma quelle piccole possono essere davvero subdole e poco appariscenti. Possono nascondersi dietro i mobili, nelle decorazioni o nelle prese d'aria. Esistono anche telecamere speciali che possono essere nascoste in oggetti mobili di uso quotidiano, come sveglie, cornici, vasi e lampade. Controlla se questi oggetti sono posti in una strana angolazione o in modo da ottenere la migliore visuale del letto o del bagno. Il modo più semplice per individuare una telecamera nascosta è cercare il riflesso dell'obiettivo, perché tutte le telecamere sono dotate di lenti. Spegni le luci e scansiona lentamente la stanza con una torcia, un puntatore laser o uno speciale rilevatore di telecamere wireless. È dotato di luci a infrarossi e di una torcia. Quando trovi un puntino rosso riflettente, accendi la torcia per verificare la presenza di una telecamera nascosta. Controlla le prese d'aria e qualsiasi altro buco o fessura nelle pareti o nel soffitto. Alcuni rilevatori avanzati mostrano anche ciò che vede la telecamera, facilitandone l'individuazione e la disattivazione. Tuttavia, i rilevatori funzionano solo su telecamere accese e funzionanti. Anche il cellulare può aiutarti a trovare minacce nascoste. Attiva il Bluetooth e gira per la stanza. Verifica se sullo schermo compaiono dispositivi sconosciuti. Un'altra idea è installare un'applicazione per la scansione della rete che mostri tutti i dispositivi connessi al Wi-Fi dell'hotel. Una volta terminata, studia l'elenco alla ricerca di dispositivi denominati IP camera o cam. Puoi anche impostare il telefono in modalità selfie, spegnere la luce, chiudere le tende e guardare lentamente intorno alla stanza concentrandoti sullo schermo. Cerca luci viola o bianche sullo schermo.
Puoi giocare un po' a fare il detective, chiamare un amico o un familiare e iniziare a girare per la stanza. Le telecamere segrete dovrebbero emettere una sorta di radiofrequenza. È probabile che interferisca con il segnale delle chiamate telefoniche. Se al telefono senti strani rumori in una certa area della stanza, assicurati di ispezionarla. Controlla gli interruttori della luce, le prese elettriche, le lampade e altri oggetti a cui normalmente non faresti caso. Se sembrano un po' storti, fuori posto o hanno un buco, potrebbe essere un segno che qualcuno li ha manomessi. Molti dispositivi di spionaggio hanno bisogno di cavi e chi li ha installati deve averli nascosti, magari dietro il battiscopa. Ecco perché il punto in cui il pavimento e la parete si incontrano è da controllare. La presenza di creste, protuberanze o scolorimenti potrebbe indicare che vi si nasconde un microfono. Lo stesso vale per le macchie sui soffitti e pareti, anche se non più grandi di una moneta. Se trovi una telecamera nascosta o qualcosa di sospetto, non tirarti indietro e informa l'amministrazione dell'hotel o l'agenzia che si è occupata della prenotazione. Non toccare o spostare il dispositivo. Se l'hotel nega tutto, contatta le forze dell'ordine. Dopo aver esaminato la stanza alla ricerca di telecamere, controlla gli specchi. Qualcuno potrebbe osservarti dall'altro lato. Per prima cosa, verifica se lo specchio è integrato nella parete o se può essere spostato. Se lo specchio è semitrasparente, sarà integrato nella parete. Per controllare, fai un semplice test. Premi il polpastrello contro il vetro con abbastanza forza da lasciare un'impronta quando allontani il dito. Studiala. Se c'è un piccolo spazio tra l'impronta e lo specchio nel punto in cui dovrebbe esserci il vetro, allora si tratta di uno specchio. Su uno specchio semitrasparente non ci sarà spazio. Un altro modo per verificare se lo specchio è semitrasparente è dare un colpetto al vetro. Se qualcuno ti osserva dall'altra parte, lo specchio emetterà un suono vuoto. Un doppio specchio necessita di una luce più intensa dall'altro lato rispetto al tuo. Avvicinati e metti le mani intorno agli occhi. Vedi una luce dietro lo specchio? Se sì, è possibile che ci sia un pubblico indesiderato. Prima di lasciare la stanza o andare a letto, assicurati che ogni porta sia ben chiusa. E non intendo solo l'ingresso della stanza, ma anche la porta che conduce al balcone, se ne hai uno. Puoi portare con te un lucchetto portatile per sentirti più sicuro se rimani in stanza. Potresti anche fare da te e avvolgere una cintura o la cinghia di una borsa intorno alle maniglie della porta. Allacciala e avvolgila più volte per avere maggiore protezione. Un'altra idea per quando stai per andare a dormire è costruire una piramide di oggetti vicino alla porta. Bicchieri e tazze vanno benissimo. Se qualcuno cerca di entrare mentre stai dormendo, farà un bel rumore. Gli intrusi preferiscono mantenere un basso profilo, quindi è molto probabile che rinuncino subito a derubarti. Se viaggi con degli oggetti di valore e non ti senti a tuo agio a lasciarli in giro per la stanza, potresti metterli nella cassaforte della camera. Ma poiché queste cassaforti usano codici di accesso invece di serrature fisiche, qualcuno dell'hotel deve conoscere il codice principale per sbloccarle per sicurezza. Quindi porta la tua cassaforte. Su Amazon, ad esempio, se ne trovano alcune dall'aspetto di libri. Sono realizzate in metallo resistente e carta strutturata. Sono dotate di una serratura a combinazione e hanno spazio sufficiente per contenere passaporti, contanti e gioielli. Nel caso in cui debba lasciare il portatile nella stanza e voglia assicurarti che nessuno inserisca una chiavetta USB per rubarti i dati, lascia una bottiglia d'acqua o un altro oggetto vicino alla porta USB. Misura la distanza, supponiamo che sia di 2 cm. Per collegare il dispositivo al portatile, sarà necessario per gli intrusi spostare la bottiglia. Puoi anche riporre una penna accanto al portatile in una certa angolazione. Poi, misura l'angolo con lo smartwatch o il telefono, tramite l'app bussola. Anche in questo caso, se qualcuno la sposta, lo saprai. Anche il semplice cartello "non disturbare" può aiutarti a capire se qualcuno è entrato nella tua stanza mentre eri via. Fai in modo che sembri che sia uscito di fretta e che il cartello sia rimasto accidentalmente incastrato tra la porta e il telaio. Se torni e il cartello è appeso liberamente, qualcuno deve averlo ignorato e deve aver cercato di disturbarti. In questo caso contatta la reception e chiedi che qualcuno entri in stanza con te per sicurezza. Se tieni alla pulizia della camera tanto quanto alle tue cose e alla sicurezza personale, questa è per te. Gli addetti alle pulizie degli hotel hanno normalmente fino a 20 camere da gestire in un turno di 8 ore. Ciò significa che non avranno più di 30 minuti per la tua camera. Hanno tempo a sufficienza per rifare il letto, pulire i pavimenti della stanza e del bagno, svuotare i cestini e spolverare le superfici. Raramente hanno il tempo di occuparsi di oggetti più piccoli come gli interruttori della luce, le maniglie e i telecomandi. Eh sì, sono proprio gli oggetti con cui si entra più a contatto. Possono contenere più germi della toiletta. Quindi, se vuoi essere sicuro che non ti finiscano sulle mani, porta con te un numero sufficiente di salviette antibatteriche per pulire questi oggetti prima di toccarli.